Ed eccoci qui, Procioni, dove ci siamo lasciati nello scorso episodio di mercoledì, dove c'è questo bellissimo puzzle ambientale. Mamma mia, ci ho passato veramente, mi sembra, un'eternità l'altra volta, e sicuramente ce ne passeremo un'altra eternità anche quest'oggi. Ma speriamo che non sia così, perché io voglio andare avanti, ragazzi, non è che posso stare qui per l'eternità, ma io non lo so, a fare qui i puzzle ambientali di SpongeBob, ma io non lo so. Se questo è modo di trattare un videogiocatore, con questi puzzle che non si riescono, puzzle a tempo, non so come chiamarlo in realtà. Però dai, cioè proprio accanimento verso il videogiocatore. E soprattutto quella parte che non riesco a fare. Soprattutto quella parte lì che non riesco a fare. Dai. Dai. Ok. E questa è fatta. Ed è passata. Ok. Vieni di qua. Ma non andare lì! Ma io, ragazzi, veramente non la capisco sta roba. Veramente non la capisco. Non lo so, non ho idea di come si faccia. Forse ho capito come si fa. No, sono caduto io. Cioè, non è caduta la palla, ma sono caduto io. Sono pronto. Ma scusate, ragazzi. Ma adesso che ci penso? Ma sta cosa serve a sbloccare questo, non per poter andare avanti. Ma perché ci sto perdendo così tanto tempo? Ma quanto posso essere ignorante e stupido? Cioè, me ne sono accorto adesso. Io potevo tranquillamente andarmene. E quindi proseguiamo la nostra avventura. Ci stavamo intestardendo per prendere solo la spatola d'oro. Ma chi se ne frega? Ma cavoli. Cioè, siamo tornati qui. Vorrei capire dov'è che dobbiamo andare. Non lo so, proviamo a ritornare da qua. E no, ragazzi, non possiamo andarcene senza fare qui, perché ora ho visto che dietro quella ventola c'è un pulsante, e quindi noi, per sbloccare lì dove c'era il computer, l'altro pulsante, e noi questo lo dobbiamo fare per forza. Noi questo dobbiamo sbloccarlo per forza. Quindi io devo solo capire come farlo effettivamente, perché veramente non ne ho idea. Veramente, cioè, l'idea ce l'ho, so in teoria, so come si fa, ma in pratica non riesco a farlo, perché va a finire sempre lì la palla. E io non lo capisco, sinceramente, non lo capisco. Quindi dobbiamo per forza di cose attivare quel pulsante, dobbiamo per forza di cose fare questo enigma ambientale. Non ci sono altri cazzi, ecco, per usare proprio un francesismo. Dobbiamo per forza. Va bene, vai, ci riproviamo. Vieni di qua. Ce l'abbiamo fatta. No, aspetta. Ok, no, vabbè ragazzi, ce l'ho fatta. No, è a tempo pure questo.
E a tempo... No, vabbè, ragazzi. Ma siete pazzi. Ma siete pazzi. E a tempo pure quello. Ma... Madre santissima. Non sono... Ragazzi, ve lo giuro. Ve lo giuro, non sono mai rimasto così tanto... Così bloccato per così tanto tempo. Su... Diciamo, un enigma ambientale. Su, comunque... Con una dinamica di questo genere. Non mi è mai capitato di rimanere per così tanto tempo. Perché se facciamo due conti tra lo scorso episodio e questo episodio, e sono qui da più di un'ora. Perché voi sì, vabbè, state vedendo solo questa cosa. State vedendo solo questa cosa. Ma io è da quasi un'ora che il bello è che va proprio lenta pure la palla. Non è che dici che va ad una velocità inimmaginabile. Cioè, quindi ogni volta che perdi la palla, ogni volta che perdi la palla, devi starti qui ad aspettare che arriva. Ed è una sofferenza incredibile, è una sofferenza incredibile, ragazzi. No, 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 ma come si fa? 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 Ma vi prego, ma vi prego, ma vi prego, ma vi prego, ma vi prego. Ma non si può, ma non si può così, ma non si può così, mamma mia. Cioè, il bello, ragazzi, è che tutte queste cose le ho fatte talmente tante, tante volte che ormai mi ricordo il tempo con cui devo farle e potrei riuscire a farle ad occhi chiusi. È solo quella parte lì che mi frega, è solo quella parte lì che mi frega, perché non riesco ad azzeccare il tempo giusto perché c'ho pochi... Pochissimo tempo per beccare quella finestra. Vieni qua. Sì! Oddio, oddio, ce l'ho fatta, oddio, ce l'ho fatta. Oddio, ce l'ho fatta. Se serviva solo per... Serviva veramente solo per questo. Dimmi di no. Dimmi di no. Io ho fatto tutto, ho fatto. Dimmi di no, dimmi che non serviva. Tieni. Bravo, SpongeBob. Che ne diresti di regalare quella... Una. Sì, aggiungerò la bella... Wow! Così avrò addirittura 26... Capisco, ragazzo. Se la metti così... Wow! Quindi avrò addirittura... Sì, esatto. Ti prego, dimmi che è servito a qualcosa far. Dimmi che è servito a qualcosa. Dimmi che è servito a qualcosa. Dimmi che è servito a qualcosa, per favore. Vorrei piangere, vorrei piangere. Se scopro che sta cosa è servita solo per la spatola e non è servita a nient'altro, giuro che bestemmio, giuro che finisco. No. No, no. Premi tutti i pulsanti di disattivazione del sistema di sicurezza sparsi nel water covo. Poi torna qui e premi il pulsante... No, ragazzi. Che vuol dire? Tutti i pulsanti... Tutti i pulsanti, l'ho fatto! Io li ho fatti tutti i pulsanti. C'è qualche luogo qui... Non sono ancora stato, ed è quello lì. Ma come posso arrivarci? Ti prego. Ok. Mi ha attivato il dondolo. Mi ha attivato il dondolo. Se questo dondolo non serve a una ceppa, ragazzi, io giuro che è bestemmio. Giuro che bestemmio. Ehi, ti conosco! Ce l'abbiamo fatta! Quel tizio?
Servirà molta più energia per attivare il modulatore Doppler idroacustico. Potresti occuparti... Da quassù si vede la casa di Squiddy! Ed è sempre... Ascolta, laggiù ci sono 8 cilindri. Lancia qualcosa addosso ai cilindri per girarli verso l'interno. Gira tutti gli 8 cilindri verso l'interno. Scusa, puoi ripetere? Sbrigati! Ok. Ah, hai visto? E poi qua ci arriva... Mamma mia, ragazzi! Shiva! Oh no! Non mi dire che vanno girati in modo... in qualche strano modo particolare, in sequenza, tipo... Ti prego, dimmi di no. Allora, ce l'abbiamo fatta! Eccoci! Perfetto! Adesso c'è abbastanza... A cosa ti serve? A che domande? Per il... Ecco a te... Vaffanculo. Mamma! Ma cosa serve? Ok. Aspetta che lì ce n'era un altro, che sennò qua... Eccolo. Tutte le cabine reimpostate, che vuol dire? Bene. Ok, possiamo tornare, eh? Io spero... Io spero che lì si sia aperto. Anche perché li ho fatti tutti, non ce n'erano altri. Ho riottenuto il controllo del sistema di sicurezza. Sì! Ecco la ricompensa, sì! Che ti avevo promesso. Hai premuto, sì! Tutti i pulsanti, sì! Di disattivazione. Sì, ce l'abbiamo fatta. Piango, ragazzi. È stato così estenuante. Oddio, ragazzi, mi viene da piangere. Ho il cervello è proprio fritto, mi è andato in pappa per tutta sta cosa, soprattutto quel cacchio di enigma di merda. Mamma mia, ragazzi. Hanno disattivato il sistema di sicurezza e siamo tutti interi. Urrà per la giustizia in tutta la sua multisplendida gloria! Sì. Beh, giustiziere, hai anche tolto corrente all'SIM del Water Covo, il sistema isolamento malvagi. È un problema? Waterman puzza per caso di latte rancido? Sì, e come? Oh no, uno dei malvagi è appena evaso! Che cosa? C'è un malfattore a piede libero? Chi è? Merrei? Bolla sporca? L'esagitato atomico? No, peggio ancora! Il tuo arcinemico! Gamberetto! Qualcuno ha chiamato? Oh, pensavo di trovare una coppia di supereroi! Invece vedo soltanto un paio di tronchi marci alla deriva! Gamberetto! Io non ti perdonerò mai, razza di pazzoide! Che cosa ha fatto? La cosa peggiore del mondo. Ha messo in lavatrice tutta la biancheria di Waterman con un calzino rosso. Così è diventato tutto quanto rosa. Rosa! No, ma è orribile. Waterman, io pensavo che il rosa ti donasse molto. Davvero? Certo, davvero molto poco. Cos'è quella cosa gialla? Per caso è muffa? Sono una spugna, non una muffa! C'è una differenza cellulare! Una differenza cellulare! Sì, grazie per la lezione, dottor Scienza! A presto, Rosellina! Per i sette mari! Io non avrò riposo finché non fermerò Gamberetto! Ma prima devo abbandonare la mia identità segreta e diventare Waterman! Tu non hai un'identità segreta, vecchio citrullo! Occupati di Gamberetto mentre io penso a lui. Io ti vendicherò, Waterman! Ma
Oh, porca miseria. E che ci devo fare? Che ci devo fare adesso? Era così semplice. Fresca come una brezza primaverile. Mi sento una spugna nuova. Dai però. Dai zio. Cioè così devo fare? E basta? Solo questo? Solo questo, ragazzi, solo questo. Mi aspettavo sinceramente qualcosina di più. Sinceramente qualcosina di più, anche se ho solo una vita mi è rimasta. Anche se mi è rimasta solo una vita. Ma a me basta restare lontano, quelli girano. Oh. No, c'è. Vedi, almeno con questo mi diverto. Almeno con questo mi diverto. Non è quell'enigma di merda. Questo è facile. Devi resistere finché non smette di produrre ste onde, sti cerchietti. Resisti quanto più possibile. Hop. Salti, giri. Quello ti raggiunge, tu salti dall'altra parte. Poi pam. Ed è finito, ecco qua. Ed è fatto, a posto. Oh no, non di nuovo, così non è giusto. L'ultima volta mi ero intirizzito tutto. È questa la fine di Gamberetto? Gamberetto finalmente è di nuovo surgelato. Ed è grazie a te, Frankie. Mi chiamo SpongeBob. Ecco, ho trovato questa in mezzo alla mia biancheria. Era accanto a dei calzini rosa. Guardate! Un'altra spatola d'oro! Grazie, Waterman! Io prometto che vivrò seguendo il tuo splendido esempio all'insegna della gentilezza. Ma sei ancora qui? SpongeBob! Non ti stava cagando di striscio! Non ti stava cagando di striscio! Allora, da qui siamo arrivati. Forse da qui si esce, si può anche uscire. Raggiungere la sala principale del Water Covo. Raggiungiamo la sala principale del Water Covo. Boh, non lo so. Comunque, ragazzi, continuo a non capire perché questo sia qui, ma non ci sia la possibilità di arrivare qui con Patrick. Non ne ho proprio idea. Comunque, credo che qui abbiamo finito. Penso. Si può dire che abbiamo finito. Possiamo tornare indietro? Non lo so. Noi comunque ci torniamo indietro, sperando che veramente abbiamo fatto qualcosa. Sperando che veramente abbiamo fatto qualcosa. Eccoci qui, raggiungiamo la casa di riposo. Ah, Scacchi, il re degli sport senza contatto. E di nuovo il ragazzo. Ascolta, forse... Ok, sì, penso che abbiamo finito qui. Quindi possiamo uscire, possiamo... dire che questa avventura nel covo di Waterman e Supervista si è conclusa. Per fortuna, ragazzi, veramente mi ha fritto il cervello quell'enigma. Cioè, quell'enigma, quel puzzle ambientale, non so neanche io come chiamarlo. Comunque, qui vale 25, qui 40 e lì 30. Ok, quindi... ragazzi, la prossima volta entriamo a Rock Bottom. Quindi io, ragazzi, non posso far altro che darvi appuntamento al prossimo episodio, perché vi giuro non ce la faccio più, sono esausto, sono sfinito. Quindi ragazzi, al prossimo appuntamento, sempre di mercoledì, con SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. E quindi noi ci vediamo lì. Ciao ciao ragazzi.